Ebbene, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Credo che siano queste le immagini che poi possono fare anche bene per iniziare la settimana, per iniziare la giornata. Le prime immagini intanto vi arrivano da Villa Olmo, dove come potete vedere, ma come poi vi confermo anche, è una situazione decisamente diversa dal solito. I parcheggi ci sono, ma soprattutto il traffico è scorrevole. Già, perché oggi è il primo giorno di fatto senza le scuole, senza gli studenti, e quindi ovviamente mattinata decisamente diversa, ma mattinata bella anche, come potete vedere, c'è un sole bellissimo che crea anche un bel tepore. Siamo a 20 gradi qua a Como, siamo a Villa Olmo, che è uno dei punti davvero più belli per osservare la città al risveglio, suggestivo sicuramente. Non ci sono nuvole nel cielo, come potete vedere, è un risveglio decisamente bello quello di quest'oggi, in pieno clima primaverile, quasi estivo. Dopo che ieri sera, però, signori, è venuta giù una pioggia decisamente torrenziale, almeno a Como ed Interland ha piovuto fortissimo. Strade che sembravano fiumi veri e propri. Salutiamo Simona, salutiamo Italo, buongiorno. Qui piove, oh là là, no, qua è bellissimo, guarda che roba. Agnese, saluti a te, a Teresa, a Graziella, Sereno anche in Val d'Intelvi, oh, ad Eudokia, a Paola, la nostra amica di Ferrara. A Gloria, a Irineia, Paola comunque merita davvero un premio, lo dico assieme alla nostra amica di Messina, perché sono 4 anni che tutti i giorni ci sono sempre. Buongiorno Paola, davvero un abbraccio. A Gloria, anche a Irineia, c'è anche Rudy. Buona settimana a te, agli amici del risveglio. Bravo Rudy, sono tanti. Ciao Raffaella, buona settimana con il sole, credo anche lì in Val Cavarnia, in Val d'Intelvi, come ci ha scritto la nostra amica Graziella. Qua a Como, guardate, è proprio sorto da poco, sopra Brunate. Stanotte e ieri sera veramente situazione pessima, però adesso ho parlato forte. No, beh, c'è una nuvola di passaggio, va bene, nulla di grave, state tranquilli. Ciao anche a Marilena, a Patrizia da Gallipoli. Ciao Patrizia, buongiorno, noi ti salutiamo da Como. Adriana, Penelope, Stefano, Antonio, buongiorno. Volevo spendere due parole di ringraziamento per l'interesse e l'affetto da voi dimostrato dopo la convalescenza. Oggi ho ripreso un po' zoppo. Va bene Antonio, un abbraccio, buon lavoro, mi raccomando, i piedi ti servono per guidare i pullman, lo so. Buongiorno a te, orario estivo, Antonio, lo ricordiamo, orario estivo, novità anche di ASF, la tua azienda che ha previsto dei rafforzamenti per le zone del lago. C'è tutto sul nostro sito, c'è tutto anche sul sito di ASF. Ciao Antonio, buon lavoro. Rosa Maria, un saluto a Flora, a Massimo da Bormio. Ciao Massimo, a Giovanni, a Roberta, alla nostra sciura Rosina. Sono andata al giardino della Valle. Ah, ma che bello! Ah, Rosina, brava! Ciao Rosina, bellissimo! Buongiorno a Cosimo, ciao anche a Damiano, a Monica, buongiorno a tutti, da Lisbona. Damiano, figlia anche qua. Da Lisbona, Damiano, figlio anche qua. No, anche lì sole, vai, ho capito. Monica, che credo sia Lisbona, penso, se ho capito bene. Ciao Cristina, ciao a te, buongiorno. Luciana, il nostro amico Antonio, Stefano, Penelope, Adriana, Patrizia, Marilena, Raffaella, Rudy, Cristina, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Bel sole, devo dire, davvero, un bel colpo d'occhio. Villa Olmo, c'è chi corre, c'è chi passeggia, semplicemente chi transita. Ecco qua, questo è il parco di Villa Olmo, come sempre è transennato proprio per evitare che ci siano persone che poi occupino in maniera un po' esagerata anche il prato. Ciao ad Antonia, il nostro poeta, bellissima immagine, il sole che spicca con i suoi raggi dietro la montagna. Buongiorno caro Marco, ciao Mario, ciao signora Luisa, Francesco, Cinzia, a te, Loredana, a Paolo 17 a Saronno. Qui siamo a 19, Paolo, prima ho visto. Buongiorno a Fulvio da Merate, a Romeo, a Milena da Brescia. Ciao Cosimo, anche a te un salutone. Teresa, buongiorno. Buone vacanze ai nostri ragazzi, inizio degli oratori estivi, sì, perché poi questo è un aspetto importante. Da oggi ci sono gli oratori estivi che fanno un supporto importantissimo, eh. Jones, buongiorno da Uggiate, Uggiate con Ronago più che Uggiate Trevano, perché ieri ci sono state le votazioni, l'uomo comune è Uggiate con Ronago. Dolores, un saluto a te, buongiorno a Cosimo. Quando si sapranno i risultati,
Oggi pomeriggio iniziano alle 14, Cosimo e lo spoglio delle schede. Si sanno già i 23 comuni che hanno ottenuto il quorum, questo sì. Binago no, gli altri sì, e oggi si sapranno gli altri risultati. Ciao Cosimo, un abbraccio. Mauro, Luisella, Anna Rosa, ciao Rita, ciao Silvana, buongiorno da Albate, Cecilia dalla Svizzera, Marina, Sabrina, buongiorno anche a te Sabrina, Sergio, Cristina, Cosimo, Cecilia Marina Corrado, Adriano, caro Adriano, dalla Indonesia lontanissima, ma sempre nel nostro cuore. Ciao Adriano, Jones, Dolores, una buona settimana a te con questa splendida giornata. 15 gradi, qua ne ho visti di più io, Dolores. Comunque si sta bene. Ciao Teresa, Paolo, Fulvio, Romeo, Milena e Teresa, Evirna e Sandra. Buongiorno anche a Marco, buongiorno da Cermenate. Ciao Marco, saluti a te, ad Antonia. Con un abbraccione a Sandra, a Virna, Anna Rosa. Bene, buongiorno. Devo dire che è un inizio veramente bellissimo di giornata, come potete vedere. Qualche nuvola sì, ma devo dire che sembra quasi un'altra cosa rispetto a come era ieri sera. Poi la nostra sciura Elvia, poi Silvana, poi Giselda da Cremia, anche lì c'è il nuovo sindaco, ce n'era uno solo, ma c'è il quorum 11 a Cusino. E però, ciao Rudy, un saluto speciale alla signora Ornella, sperando di rivederla presto. Direi proprio di sì, assolutamente. Mary e Gisella e Patti, buongiorno, non ci credo. Guarda che c'è il sole, Patti, guarda. Lo so che adesso c'è un po' di nuvole, ma c'è. C'è Cinzia, Rita, Angela, Antonio, buongiorno. Salutiamo l'altro Antonio, appunto l'autista di ASF, Raffaella, Silvana, buon viaggio, eh. Sandra, Virna, Marco, Antonia, Anna Rosa, Mauro e Luisella, Rita, Silvana, Cecilia dalla Svizzera, Cristina, Sergio, la nostra Sabrina che ci segue sempre, grazie. Antonio, Stefano da Milano, Maria Rita, Antonia. Buona settimana anche a Salvatore dal Belgio. Oh, bene, buongiorno caro Salvatore, un caro saluto invece da Como, dal Belgio. Ciao Ornella, Orazio, Valeria, Anna Rosa, direi che ci siamo tutti praticamente in questo lunedì mattina. Cristiano c'è anche. Ah, bene, Cristiano, buongiorno, ben ritrovato anche a te. Direi, dicevo, che ci siamo tutti. Chiudiamo, sono le 7:30 con un salto nel parco bellissimo di Villa Olmo, dove mi raccomando i cani vanno tenuti al guinzaglio e dove non ci si deve sdraiare qua perché non è una spiaggia, però infatti è stato transennato e devo dire che il colpo d'occhio è sempre davvero bello bello bello. C'è quella leggera brezza che arriva dal lago che ti fa anche piacere. Stamattina si sta bene, veramente, ve lo garantisco, si sta bene, non è freddo, è proprio giusto. Buongiorno anche a Paola, ciao Paola, al Fritz che ho conosciuto la scorsa settimana ad Esio, ciao Fritz, assieme all'amico Marco. Buongiorno Fritz, ciao Enrica, Maria Teresa, Giacomina, Paola. Ciao Fritz, sei sempre simpaticissimo. Poi Marilena, che non manca mai. Poi Cristiano, poi Anna Rosa, Valeria, il poeta c'è. Anna Rosa, Elvia, buongiorno. Acqua e sabbia, cosa ci manca? Cavolo, è vero Elvia? Sai che ieri tantissime persone mi dicevano: ma cavolo, ma c'ho la macchina. Ieri ha piovuto sabbia, e lo hanno spiegato anche i meteorologi, ha piovuto sabbia, ce n'era tantissima sulle macchine ed è un fenomeno molto particolare che è stato notato infatti proprio nella giornata tra sabato e domenica. Saluti, non ci manca, basta direi. Silvana, che presa che taghette, stai un po' più con noi. Non ho capito, non sai che volevi dire. Andreina, Emanuela, buongiorno. Gruppo, saluti da Emanuela, un saluto anche a Anna Rosa. Salvatore, chiudi la diretta, fa caldo al cuore la nostra bella Italia. No, non ho capito. Vabbè, un saluto a Salvatore, un saluto anche al nostro amico Lino che ci guarda e ci segue dall'Alto Lago, da Germasino. E prometto che devo venire prima o poi ancora. Ciao Lino, buongiorno a te, c'è il vostro dialetto che ci fa impazzire. Raffaella ci dice 7:30, perfetto, allora chiudiamo. Saluti anche ad Adriana da Montano, a Pamela, buongiorno, da domani esami scritti per i nostri ragazzi che finiscono la terza media o scuola secondaria e tra poco la maturità. Pamela, buongiorno anche a te, grazie, un in bocca al lupo ai ragazzi che devono affrontare questi esami. Anna Rosa, Rosina, Pressa alias Fretta,
Ah, va bene. Rosella, buongiorno. Ecco, credo che siano immagini rilassanti che oggi un caro saluto a te, a Silvana, a Carmen, a Dolores, a Mino. Buongiorno a tutti i ragazzi. Adriana, Lino, Raffaella, Salvatore, l'abbiamo salutato. Silvana, Andreina, Anna Rosa, Ines, buongiorno. Ieri forte temporale, ieri sera sì, ma non da tutte le parti, ieri sera veramente. Oh, c'è anche l'amico Diego che ci saluta. Ciao Diego, un saluto anche ad Alice, a Margherita e a Rita. Buongiorno a tutti, cari ragazzi, siete come sempre tantissimi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Con queste rilassanti immagini, credo oggi davvero soft, da Villa Olmo, con il lago, con i cigni e con il sole, finalmente, anche Flora, anche Margherita e Mirella che ci saluta. Buona settimana! Spero nei prossimi giorni di poter incontrare, di poter avere con noi e con voi anche la Sciura Ornella. La saluto, saluto Rita, buongiorno anche a voi, grazie. E Agnese, che bella cartolina. Sì, devo dire che in effetti è Agnese, è bella oggi. Guarda, è una cosa che abbiamo sempre fatto, però rispetto a tanti altri giorni, davvero, credo, Agnese, hai ragione, è rilassante. E bene, ci fermiamo. Agnese, Flora e Rita sono le ultime che ci hanno scritto. Dolores, Mino, Silvana, Rosella, buongiorno. Un saluto anche a te, a Rosina e poi Anna Rosa, Salvatore, Raffaella, Margherita dalla Sardegna. Ciao a tutti, grazie, buona settimana.